Buongiorno, oggi la presentazione del progetto esecutivo del Parco della Pace, che vuol dire che la progettualità è completata e approvata dall'amministrazione comunale e sapete che un pezzo di questo progetto è stato finanziato sicuramente da 3,7 milioni dal Parco delle periferie e il resto invece era 11 milioni e mezzo complessivamente, era la dotazione che a suo tempo lo Stato aveva dato al Comune di Vicenza per la realizzazione del parco su questi circa 60 ettari di terreno ex aeroporto Berlino. Il lungo iter lo conoscete. C'è soddisfazione da parte mia perché noi con ciò chiudiamo l'iter e si va verso la stazione unica appaltante sulla provincia che dovrà emettere il bando e quindi poi l'individuazione di coloro che vinceranno e quindi l'inizio dei lavori. C'è stato un lungo ragionamento anche presso il tavolo per Pace che era stato istituito come leader di giunta, è stata una lunga interlocuzione, vi è stato anche, si è considerato nella fase finale del progetto anche le osservazioni UNESCO. Le osservazioni UNESCO andavano verso una positività del parco, ovviamente, aggiungo io. Però c'era la raccomandazione affinché in sede di progettazione definitiva si tenesse molto conto del paesaggio agricolo, cioè del contesto anche storico di quest'area della città, un'area che era un'area umida su cui intervennero con apposite canalizzazioni dopo la guerra, insomma, tra le due guerre, quando fu costruito l'aeroporto, da tesi a quella di tenere asciutte soprattutto le piste, ovviamente, e quindi allora fu manomesso diciamo, il paesaggio agricolo e umido, più umido che agricolo, di quella parte della città. Bene, ora l'architetto presenterà rapidamente insomma un'immagine di quello che è il progetto definitivo e del bando esecutivo in cui si riprende proprio il paesaggio, il classico paesaggio agricolo della nostra terra, fatto però da canali, fatto da una vegetazione autoctona che veda i pioppi, i platani, insomma, che fanno parte del nostro paesaggio agricolo, soprattutto di ieri, che qui viene proposto. Ovviamente c'è anche una parte di giardino, c'è stata una lunga discussione su questo giardino, in realtà questo giardino è un aspetto anche attrattivo, ma che richiama i giardini all'italiana, che erano addirittura preesistenti al Palladio. Quindi si ritiene, c'è anche una parte, mi pare, della relazione che è dedicata proprio alle osservazioni UNESCO, che la giunta municipale aveva così particolarmente sostenuto con i progettisti. Le quadrature economiche, i costi sono state sempre molto, molto difficili. Noi ci aspettiamo poi che nella gara, con rispetto per quello che è il nuovo codice degli appalti, possono essere da parte di coloro che concorreranno alcune migliorie che sono state già a progetto indicate e che fanno parte insomma della possibilità della presentazione di un'offerta. Quindi una ditta non solo presenta una ditta o un'aggregazione di imprese potrà presentare un'offerta, ma quella offerta potrà avere anche delle migliorie
e quindi andrei, le immagino, dirà poi quali sono quelle migliorie desiderabili e che non sono state completamente inserite, perché c'è il budget che è quello che è. Ovviamente l'area è un'area che può contare completamente su un sistema di canalizzazione dell'acqua, nulla è forzato, tutto è naturale, l'acqua entra, mi pare, sostanzialmente da nord, entra da nord-est ed esce a sud-ovest, e il movimento dell'acqua sarà un movimento naturale nel parco, senza alcuna senza alcuna forzatura con pompe e altro. La tipologia dei prati è stata pensata nell'ottica anche dei costi manutentivi, ovviamente, tant'è vero che una parte di area, certo una parte del giardino centrale, diciamo, e alcune altre aree, però è stata pensata come area sfalciabile e quindi con gli sfalci normali che si fanno nei parchi cittadini. Altre zone invece sono state pensate come aree che avrebbero poi, non hanno nemmeno necessità di essere toccate, lasciamo proprio che sia la natura che si evolve con le stagioni e con i processi di nascita e di morte della parte arborea, della parte erbacea. La parte arborea è stata scelta con cura, è imponente. Attenzione, nessuno si aspetti che qui arrivino i tir con le grandi piante già cresciute, si fa il grande buco, si pianta una grande pianta perché dobbiamo creare una grande scena. No, questo è un parco che evolverà naturalmente con delle piante che verranno allocate di un numero d'anni di vita anche relativo, e poi invece quelle piante cresceranno secondo una logica scientifica, perché non sono state scelte a caso. I boschi si formeranno, le zone umide che abbiamo volutamente mantenuto, a proposito la bonifica bellica è completa, salvo le piste che non sono state oggetto di bonifica, ci pareva che potesse essere uno spreco, visto che i semi del vecchio aeroporto, dagli hangar alle piste, sono stati volutamente mantenuti, così come volutamente non è stata fatta nessuna bonifica nell'area umida, perché se avessimo fatto una bonifica nell'area umida l'avremmo distrutta, e quindi ci fu anche un ragionamento fatto proprio con il tavolo, la partecipazione eccetera, per cui decidemmo che quella parte non doveva essere bonificata. Ovviamente non essendo bonificata, a parte che è una zona umida, non sarà calpestabile, quindi al massimo già si può attraversare attraverso dei ponti, comunque delle passerelle e attorno agli argini. Ecco, quindi un grande lavoro, siamo consapevoli, e chiudo e lascio la parola ai progettisti, siamo consapevoli che la dimensione di questo parco è una dimensione che potrebbe sembrare a un primo osservatore un po' superficiale, sproporzionata rispetto alla città. Cioè, una grande area a parco di 60 ettari, tutta recintata peraltro, è una grande area per una città da 112.000 o poco più abitanti.
ma ovviamente questa fu un ragionamento che facemmo anni fa quando chiedemmo la compensazione, ma questo è anche, a mio avviso, uno dei momenti che resteranno nella storia della città, così come è stata la scelta di Campomarzo, così come è stata la scelta di Del Querini. Questa è la scelta di una grande area che resterà per sempre, non solo a godimento di una città appena fuori le mura, ma anche di una dimensione molto più grande. Questo sarà un elemento attrattivo nel tempo, perché la Vicenza rinascimentale offrirà nel futuro anche ai flussi turistici dell'area vasta, ma anche flussi turistici nazionali e internazionali, offrirà non solo il centro storico, ma offrirà anche la bellezza naturale di questo parco. Per non parlare dei vicentini che in questo parco potranno sentirsi nella campagna, dove poter far correre i propri figli, dove poter trascorrere magari anche un'intera giornata dentro il parco. Il parco evolverà, non è una vetrina che si crea falsa e che dice eccomi il parco, no, il parco evolverà, crescerà, avrà bisogno di essere accompagnato nel tempo. Ci si svolgeranno anche delle attività commerciali dentro il parco. Sono previsti non a caso punti in cui nasceranno i chioschi, dove ci sarà attività anche enogastronomica, per capirci, e tutte cose che sono state pensate, così come, speriamo che mai questo avvenga, però quel parco avrà anche grandi aree per la protezione civile, ma non come ha pensato qualche mio collega dell'opposizione che lì vi avrebbe voluto vedere i mezzi stabili della colonna mobile della protezione civile veneta. No, se e laddove ci fosse una grande emergenza, è ovvio che sono stati pensati grandi spazi asciutti per poter piantare una tendopoli, per poter portare l'emergenza, una risposta a un'eventuale emergenza. Quindi io penso che la scelta di questa amministrazione, sentito un lungo percorso anche partecipativo che parte dagli anni anche della lotta contro la base militare, che poi lotta perduta, rappresenti però un evento che resterà nella storia di questa città. Ultima espressione sono i conti manutentivi per il futuro. Non siamo degli sciagurati, non lascio in eredità una struttura in cui i costi sulle spalle del povero bilancio del comune di Vicenza saranno insostenibili. Non lascio un'eredità negativa da questo punto di vista. Ci abbiamo molto riflettuto. Ovvio, un costo ci sarà, ma sarà un costo compatibile con le possibilità del comune, e tutto è stato pensato in un'ottica di grande risparmio. Mi aspetto magari, chissà, che possa anche essere annullato grazie a qualche grande e importante sponsorizzazione pubblica o privata che potrà nascere nel tempo. Ecco, ringrazio anche il gruppo dei progettisti, perché penso che anche per voi sia stata un'esperienza più unica che rara di poter dare vita a un pensiero di un'area così grande dentro al tessuto urbano. Ok, allora lei con la sarà mia domanda. L'assessore magari dirà qualcosa a seguire. Beh, innanzitutto Sindaco la ringrazio per le parole che ha usato e per la descrizione che ha fatto di questo progetto, e mi sembra che tanti dei temi importanti sono stati
davvero illustrati con una grande chiarezza, quindi questo è molto, molto importante. E vorrei ripartire da una cosa che lei ricordava prima, cioè la dimensione di questo parco. È il parco più grande di Vicenza, sarà ed è tuttora il parco più grande di Vicenza, con i suoi tanti ettari, con l'area rugby siamo a 650.000 metri quadri, quindi una superficie veramente importante. E questo appunto, come diceva prima il sindaco, significa voler pensare appunto e investire sul futuro di questa città. Io sono reduce da un incontro a Seul, in Corea del Sud, del forum asiatico sulle forestazioni urbane, sulle città, dove peraltro mi è stato chiesto proprio il parco di Vicenza, non so come hai fatto arrivare fino lì questa domanda, questa richiesta di curiosità riferita a questo grande progetto. E ancora una volta di più emerge come siano le aree verdi, gli spazi aperti, le aree urbane, diciamo, si dice più in senso più generale, le infrastrutture verdi, ciò su cui conviene investire per pensare a una città del futuro diversa, la città del futuro di domani diversa da quella di oggi, perché questo è un modo attivo per affrontare i grandi cambiamenti che ci sono oggi, per cui ovviamente uno dei più importanti è quello proprio dei cambiamenti climatici. Così si risponde a questo. Io credo che il parco di Vicenza, con la sua forza, la sua dimensione, le sue caratteristiche, rispondere proprio a questa necessità e costituire un anello fondamentale dell'infrastruttura verde della città di Vicenza, un'infrastruttura strategica proprio come sono le strade, come sono le scuole e le altre infrastrutture della città. Quindi questa è una scelta coraggiosa che io credo che vada sottolineata, perché in questo momento questo tipo di progetto che desta anche l'interesse di luoghi così lontani è un progetto moderno ed è un'indicazione che può veramente esserci anche con le altre città italiane di come investire sulla propria città in modo così, io credo, proficuo ed importante. Allora, il parco, appunto lo vediamo anche in queste immagini, è un parco grande, appunto importante, che è molto, molto ricco di acqua. Sappiamo bene, l'abbiamo detto tante volte, questo veramente per un progetto di paesaggio è un dono importantissimo, perché l'acqua significa vita. E una delle primissime attività di progetto, il primo gesto proprio paesaggistico, è quello di modellare il terreno, di pensare a piccoli scavi, piccoli riporti, ma complessivamente su tutta la superficie, chiaramente questo diventa una parte del progetto importante, proprio per riscoprire quest'acqua e avere ancora e poterla vedere, poterne godere e poter con quest'acqua creare paesaggi di diversità. Questo, diciamo, è un elemento importante. E questa parte del progetto è stata fatta, affrontata e concepita in modo assolutamente multidisciplinare, per cui è anche con questo progetto, con questi interventi, che si risponde a quelle che sono le esigenze idrauliche di quest'area di Vicenza. Sappiamo che sono esigenze importanti. Non mi dilungo troppo, vi do alcuni numeri, alcuni riferimenti, e mentre arrivano questi numeri magari faccio anche qualche commento. Allora, non so se vedete l'immagine, quello che vedete più, diciamo, sono immagini lontane, si vede poco, sottolineato, però diciamo è la componente più verde intesa come adesso poi non si vede assolutamente niente. Okay. Comunque scusi, nada, niente, foreste e alberi. Allora vedete qua dei numeri, e abbiamo nel progetto 1300 alberi sviluppati. Quando si parla di alberi sviluppati si intende alberi di grande dimensione, alcuni anche esemplari. Abbiamo previsto degli alberi anche di 40-45 cm di circonferenza, vuol dire che stiamo parlando di alberi grandi. Tutte piante autoctone, come ricordava prima il sindaco, in gran parte con forme naturali. Cioè non sono le piante, in gran parte, non sono le piante che vengono usate nel filare della città, sono le piante che più facilmente si incontrano proprio nella natura, quindi con più fusti, con piume basse e con una forma naturale sostanzialmente. Sono piante queste qua, queste 1300 appunto, ricordavo prima, grandi, che un altro elemento importante del progetto che vorrei veramente sottolineare, perché è anche qua una scelta di qualità, verranno scelte in anticipo e verranno coltivate per almeno un anno nei vivai prima che vengano poi portate qua a Vicenza e piantate.
E questo tipo di attività e di lavoro verrà fatto anche con tecniche particolari, non mi voglio soffermare, però anche da questo punto di vista avremo un materiale di altissima qualità, grazie proprio ad una metodologia di coltivazione, a dei vasi particolari che useremo per fare sì che le radici delle piante grandi che arriveranno qua a Vicenza siano delle radici di altissimo livello, di grandissima qualità. Insieme a questo ci sono anche, come vedete, un numero molto importante di alberi forestali, sarebbero alberi e arbusti, sono le piante più piccole che ricordava prima il sindaco, che andranno a formare nel tempo i boschi, cioè di fatto sono dei boschi da subito, ma che nel tempo piano piano si formeranno, tra l'altro con delle tecniche particolari, se abbiamo tempo poi magari un'immagine su questo la vediamo. 8.250 di questi arbusti e alberi forestali, tutti autoctoni, di provenienza locale certificata. Questo perché vogliamo ricostituire il paesaggio che caratterizza questi luoghi, che caratterizzava la pianura veneta, e vogliamo farlo anche dal punto di vista scientifico in modo serio, appunto anche dal punto di vista della provenienza genetica di queste piante. Sono tantissime le specie erbacee, perché? Perché abbiamo tanti laghi, abbiamo tanti canali, abbiamo tante zone umide, abbiamo anche dei prati umidi, alcuni dei quali li realizzeremo per ricostituire degli ecosistemi che ormai si sono completamente persi nella pianura veneta. Li ricostruiamo grazie alle ricerche e agli studi fatti dall'università, evidentemente, ma li ricostituiremo qui all'interno del Parco di Vicenza. Quindi potranno essere davvero oggetto di visita anche questi aspetti così di dettaglio, così di interesse, soprattutto per chi ha la passione o si occupa di botanica. Vedete che sono indicati anche dei grammi di seme, perché in alcune parti di questo parco andremo a seminare non solo i prati ma anche gli alberi e gli arbusti. E guardate che questa scelta, che dopo ne vedremo qualche immagine, non è una scelta dettata da esigenze di budget, perché non sono questi gli interventi che hanno dei costi così pesanti, cioè l'utilizzo di piante forestali. È la scelta di voler dare alla natura il tempo di svilupparsi, di creare spazi, in questo caso boschi, e di poterlo poi raccontare. Cioè raccontare questa evoluzione dei boschi e degli interventi e delle opere verdi. Qui vediamo invece la parte relativa alle acque, abbiamo 36.700 metri quadri di laghi, 60.600 metri quadri di canali, tanti prati, come vedete 357.000 metri quadri di prati delle tipologie che ricordava prima il sindaco, prati rasati, prati alti, alcuni proprio prati di archeofite, che sono quelle piante che crescono ai margini dei campi, che ogni anno necessitano di un piccolo intervento di movimento del terreno perché cada il seme e poi nel tempo si riproduca ulteriormente, stiamo parlando del papavero, fiordalisi, eccetera. E anche i prati alti saranno prati con colorazioni differenti, ma ancora, anche in questo caso, seme locale, autoctono, e di locale intendo certificato, cioè che viene proprio dalla nostra regione, dal Veneto, e è autoctono. Quindi si riandranno a ricostituire i prati che una volta davvero caratterizzavano i nostri campi agricoli e il nostro paesaggio. Vedete che ci sono anche tanti attraversamenti, tanti canali vuol dire anche tanti attraversamenti, piccoli ponticelli, e dopo ne vedremo alcune immagini. Anche in questo caso, come ricordava il sindaco, la possibilità di avere un contatto diretto con la natura, nel caso specifico con l'acqua, vedrete saranno dei ponticelli che daranno la possibilità di toccare l'acqua, di volendo anche metterci un piede, insomma, e saranno anche degli attraversamenti, alcuni sono dei guadi, come vedete indicati in questa immagine. Ci saranno delle dotazioni sportive, sono oltre quasi 42.000 metri quadri, abbiamo tutta l'area dei rugby, queste immagini vedete poco, ma sapete che nell'area nord-est abbiamo uno spazio per il gioco del calcio, che abbiamo chiamato stadium, degli spazi per il gioco libero, degli spazi vicino all'area Wilderness, quindi nella zona sud del parco, per la pallavolo, la pallacanestro, e abbiamo anche alcune aree didattiche, dei punti particolarmente validi per l'osservazione, soprattutto delle specie animali, soprattutto degli uccelli. Quindi abbiamo delle aree dove in qualche modo giocando si comprenderà come funziona questo sistema delle acque, perché appunto, come diceva prima il sindaco, sono acque che scorrono naturalmente e vengono naturalmente utilizzate
per fare paesaggio e fare bellezza, e ci sarà un punto dove si potrà, con questo giocando, anche comprendere come funziona tutto questo sistema, un sistema di acque così superficiali e così costanti durante tutto l'anno. Più ci sono alcune, c'è l'area wilderness ovviamente, che è grande e importante, che sarà visitabile grazie ad una passerella che ci porterà dentro all'interno dell'area wilderness. Naturalmente ci saranno poi bathhouse, nidi per gli uccelli e altri apprestamenti di questo genere. E il giardino centrale, che vedete indicato centralmente in questa immagine. C'è anche una parte ovviamente museale di visita, e diciamo appunto l'abbiamo chiamata membrana urbana, cioè di rapporto con la città, che è appunto nella parte d'ingresso di via Sant'Antonino più importante, dove sostanzialmente ci sono quattro elementi che cito velocemente. Uno è la casa del parco, cioè un luogo peraltro dato i servizi igienici e docce per chi corre e correrà all'interno del parco, ma è un luogo anche che sarà sede della casa delle associazioni. Poi c'è l'Hangar Museum, che è subito vicino appunto alla casa del parco. L'hangar d'ingresso, l'avete visto probabilmente nei mesi scorsi, questa idea di aprire un hangar e lasciare la copertura per fare la grande porta di accesso al parco, e quello che viene definito hangar, che è uno spazio polifunzionale dedicato appunto alle esposizioni all'arte. Qui mi interessa farvi vedere queste immagini, anche se purtroppo non si vede benissimo, quindi correrò velocemente per farvi vedere quanto dettaglio c'è nella definizione di un'area così grande. Queste sono parti di planimetrie. Vedete in queste immagini il sistema dei laghi, il sistema dei canali, la grande pista, che vi ricordo è lunga più di 500 metri, cioè stiamo parlando di una pista davvero, nonostante dimezzata, davvero ancora larga 60, quindi davvero ancora gigantesca, un luogo veramente molto, molto particolare. Serve per gli eventi, è attrezzata per gli eventi, nel senso, quando dico questo intendo acqua, fognatura per appunto questi grandi eventi e possibilità di un corredo elettrico, di un allaccio elettrico. E quanti sono gli eventi che possono accogliere fino a... Noi abbiamo fatto dei conti intorno alle 20.000 persone, perché l'area è enorme. La grande concertista. Perché mi pare aver letto 290 posti alto. Mi pare che siano un po' di più, di verità siamo intorno ai 330 posti aula. Ma ci mancherebbe altro. Allora ci abbiamo pensato, allora dobbiamo fare un grande parcheggio. No, lì si arriverà con altri sistemi, ovviamente, per i grandi concerti, se no avremmo dovuto prendere una fetta e trasformarla, asfaltarla, ci si arriva, questo è il movimento. Con i posti per i pullman, mi pare, no? Sono stati previsti, giusto? Per i pullman e per un 300 auto, circa 300 posti auto, per la vita quotidiana, voglio dire, del parco. I grandi eventi hanno bisogno poi di un sistema di mobilità autonoma. Assolutamente, sarebbe bisogno destinare il parco a questo. Questa è un'altra immagine di queste planimetrie, ripeto sempre per far vedere un po' la complessità e la ricchezza, perché visto da lontano l'immagine che abbiamo visto all'inizio si fatica un po' di più. Ecco, però la ricchezza è il continuo cambio di paesaggi, cioè questa possibilità di avere così tanta acqua, l'impostazione progettuale, le caratteristiche anche delle parti preesistenti di quest'area che noi abbiamo conservato, la pista, i percorsi, gli hangar, fa sì che questo parco divenga veramente in ogni suo punto diverso e particolare da scoprire. Anche in questa immagine un po' si percepisce questa appunto grandi spazi. Qua vedete il giardino centrale, che anch'esso è uno spazio piuttosto importante, perché stiamo parlando di una lunghezza di 200 metri, una larghezza di 60 metri. Il giardino centrale accoglierà, punto diciamo di orientamento del parco, e non per niente è posto centralmente al parco, e avrà anche una dotazione di giochi per bambini, di accoglienza per un'utenza più legata all'infanzia, ai bambini, sostanzialmente molto ricca. Questa è l'ultima immagine che vediamo di planimetria, ci fa vedere soprattutto insieme ai boschi, ai parcheggi, agli orti, perché il parco ha anche una dotazione di orti.
ci fa vedere un grande lago a nord. Anche qui volevo darvi idea delle dimensioni, sto parlando di un lago che è lungo 190 metri e largo 70, è veramente importante, dentro una piccola isola, e queste aree umide, in questo caso questo lago, sono particolari perché sono studiate in modo tale che ci sia una continua variazione di profondità dell'acqua. Questo porterà a una ricchezza di specie, una biodiversità straordinaria, perché le piante nell'acqua sono differenti in funzione proprio della profondità dell'acqua, e quindi avere tutte queste differenze di morfologia porta ad avere una di biodiversità veramente importante, e lo si può realizzare perché abbiamo, e noi sono quasi 2 anni che stiamo monitorando la falda all'interno del Parco della Pace, abbiamo una continuità, una regolarità della profondità dell'acqua davvero notevole, e quindi questo sistema funzionerà in modo particolarmente efficace. Beh, qui vediamo delle immagini, delle suggestioni, quello che dicevamo un po' prima, paesaggi sempre diversi, acqua, filari, piccoli mirador che ci rialzeranno e ci consentiranno di avere dei punti di vista particolari, zone umide. Qui vado veramente veloce perché penso di aver già abusato anche della vostra pazienza a sufficienza. Ecco qua, lo richiamava anche prima il sindaco, queste immagini forse un po' complesse, non voglio spiegarne una per una, però raccontano questo modo di realizzare i boschi che accennavo in precedenza, con piantagioni di alberi forestali, e in alcuni punti vedete fuori da quelle zone che sono più gallini, che poi sono gli alberi, le aree dove noi lasceremo lo sviluppo naturale, incentivandolo con attività di segna, di alberi e di arbusti. Questa cosa non è praticamente mai stata fatta, l'abbiamo studiata apposta qua per Vicenza, è un modo di procedere secondo me straordinariamente interessante, e che, come dicevo prima, ci consentirà di avere, di poterlo raccontare, di poterlo spiegare, di poter apprezzare davvero il tempo della natura e il fatto che quando si progetta un parco si ha a che fare con esseri viventi, che è l'aspetto più importante, il continuo cambiamento nel tempo. Adotteremo anche metteremo anche dei grandi pali che fungeranno anche da porte di ingresso nei punti particolari del parco, ma dei grandi pali che saranno pali colorati con anche certe avvertenze che faranno apprezzare anche durante i periodi più bui della stagione, ma che appunto serviranno proprio per questo, per indicare quello che si sta realizzando qua, segnalare la presenza del bosco che piano piano si svilupperà. Ecco, lo vedete, questa immagine è molto semplice, un tratto, una porzione di questo bosco piantata centralmente, che poi nel tempo si svilupperà su tutta la superficie, e si svilupperà come deciderà la natura sostanzialmente, e questo sicuramente alla fine darà la possibilità dei boschi ancora più belli. Questa invece è una immagine che racconta un po' dei filari. Sui filari c'è un lavoro particolare, appunto useremo piante grandi, come ricordavo in precedenza, saranno dei filari, come vedete, raramente regolari come quelli che troviamo nelle strade delle città, sono ispirati invece ai filari che si trovano nel territorio agricolo veneto, che sono fatti da boschetti, soprattutto se si tratta di zone vicino a zone umide, sono fatti da filari che non sono appunto regolari neanche per dimensione delle piante, perché non è che il contadino le piantasse, spesso crescevano e venivano coltivate e curate dai contadini. Ecco, su questo c'è stato uno studio molto approfondito, e quindi vedete un'immagine planimetrica. Ricordavo in precedenza i guadi, cioè non tutti i canali si attraverseranno con delle passerelle, a volte con dei guadi, ma anche questa è una scelta. Nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo delle proprie passerelle, ma in qualche caso abbiamo un guado proprio per fare questa esperienza, e fare questa esperienza di natura all'interno della città, perché noi siamo nella città. Ecco, qui è una passerella, vedete che ci sarà la possibilità di avere delle piccole scalette che ci avvicineranno all'acqua, c'è la possibilità di toccarla, di immergere in te. Scusi, anche se tutti i percorsi sono anche alle disabilità, no? Assolutamente, sì. Certo. Questo assolutamente, tutti i percorsi, tutte le aree del parco, i percorsi principali, i percorsi
sono assolutamente disponibili per, anche per chi ha disabilità. Niente, adesso questa immagine la faccio scorrere, questa data si vede purtroppo molto chiara, si vede anche molto male, è un'immagine del giardino centrale, questa è un'immagine del complesso appunto della parte di ingresso di via Sant'Antonino con i 3-4 sistemi, cioè la casa del parco, la del museo, la grande porta d'ingresso e lo spazio museale. Quello che vedete in alto è lo spazio polifunzionale, quello che abbiamo chiamato hangar per ora, naturalmente hangar. Quello che vedete sottostante è l'hangar museo. Il progetto è ovviamente caratterizzato anche da una dotazione molto importante di arredi, intensivo, panchine, cestini e di infografica. L'anello perimetrale, non ricordo la lunghezza, mi pare 3600 metri, invece la lunghezza non la ricordo, 5.000, il tutto l'anello sarà caratterizzato. E se uno vuole fare una passeggiata, fa una passeggiata da 5 esatto, una passeggiata da 5 km e avrà anche la possibilità di avere con questa infografica ovviamente segnalata. Potrebbe anche usare la bicicletta, certo. Potrebbe anche usare la bicicletta. Assolutamente. Direi che benissimo.